Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Oggi prepariamo insieme la crema Namelaka. È stata inventata alla fine degli anni 90 con una collaborazione tra dei pasticceri nipponici e una scuola di pasticceria francese chiamata École du Chocolat. È una crema davvero pazzesca perché sembra panna ma non lo è. Non ha né uova né farina. Dal giapponese letteralmente significa vellutata o super cremosa e si discosta da qualsiasi altro tipo di crema presente in pasticceria. Infatti è soffice come una mousse e golosa come una ganache. Ha una consistenza talmente particolare che per capirla bisogna solo assaggiarla. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in ammollo in acqua freddissima 5 g di gelatina per 10 minuti. Nel frattempo prendiamo 150 g di cioccolato fondente al 52% Lind e 150 g di cioccolato fondente al 72% Lind e li tagliamo in pezzetti piccoli. Poi li mettiamo a sciogliere completamente a bagnomaria. Adesso mettiamo da parte perché prendiamo un pentolino e aggiungiamo 200 ml di latte fresco e 20 g di sciroppo di glucosio. Se non ce l'avete, va benissimo anche del miele, possibilmente delicato, così non coprirà il sapore del cioccolato. E lasciamo sfiorare il bollore. Quando il composto sarà ben caldo, aggiungiamo la gelatina ben strizzata e mescoliamo bene. A questo punto spegniamo il fuoco e versiamo il composto sulla cioccolata e mescoliamo con un frustino finché tutti gli ingredienti si saranno amalgamati. Infine frulliamo la crema con il Bimipimer per 10-20 secondi, così eliminiamo eventuali residui. Aggiungiamo 400 ml di panna fredda dal frigo e continuiamo a frullare per altri 20-30 secondi. Passiamo il composto in un passino per essere sicuri che non sia presente nessun tipo di residuo. La nostra crema è pronta! Trasferiamo in una ciotola capiente e copriamo con pellicola trasparente a contatto. Mettiamo in frigo per almeno 12 ore. La crema non può essere utilizzata subito, bisogna farla sempre un giorno prima. Il giorno seguente prendiamo la crema Namelaka dal frigo, togliamo la pellicola e guardate che meraviglia! Una cremosità pazzesca! Guardate com'è lucente e bella vellutata! Qui volevamo mostrarvi quante cose si possono creare con questa crema. Guardate com'è bella soda e corposa! È talmente versatile che la potete usare per farcire torte, sui muffin o mangiata al cucchiaio perché è buonissima! Ammirate questa meraviglia! Tutta da assaporare! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso possiamo gustare questa meravigliosa crema Namelaka. Guardate che bello! E adesso lo gustiamo. Cosa posso dirvi? È spettacolare! Si scioglie letteralmente in bocca. È buonissima, vellutata e leggera. E ha un gusto straordinariamente delicato, anche se non si direbbe siccome è a base di cioccolato. Inoltre non è per niente stocchevole ed è molto equilibrata. Se la volete ancora più soffice, la potete montare per 3-4 minuti, così otterrete una mousse super spumosa. Dovete assaggiarla per capire veramente il suo gusto favoloso. Insomma, è buonissima, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video finisce qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao amici e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.